Bene ragazzi, bentornati in un altro fantastico paradiso fuori sala, Insidious da Porta Rossa, ovviamente da estimatore della saga creata da James Wan non potevo non saltare questo ultimo film. Le aspettative erano abbastanza contenute, non mi aspettavo un film che avrebbe rivoluzionato tutta la saga offrendo qualcosa di incredibilmente nuovo e fresco. Così è stato, perché secondo il mio modesto parere questo film qua, pur non essendo un brutto film, perché comunque è un film godibile, dallo stesso, diciamo, la stessa caratura tecnica e artistica dei film precedenti, purtroppo è un film che non serve a un cazzo. Mi spiace dover esordire questo filmino con questa frase un po' cattiva, ma ripeto, questo qui è un film che, nonostante sia un film tutto sommato godibile, non dura neanche tanto, un'ora e tre quarti. È un film che non aggiunge assolutamente un cazzo all'immaginario dell'intera saga, perché se con tutti i film precedenti ogni film aggiungeva un tassello, un qualcosa all'immaginario creato ormai nel lontano 2010, mi pare che il primo Insidious sia del 2009-2010, se mi ricordo bene. Vorrei aver fatto delle gaffe incredibili, ma credo, se la memoria non mi inganna, il primo Insidious è del 2010 o 2009, comunque siamo più o meno su quella finestra temporale lì. Ragazzi miei, Insidious 1 e 2 è come se fosse una storia unica spezzata in due. Poi sappiamo che Insidious 3 e Insidious l'ultima chiave erano film che, pur arrancando un po' in via generale per quanto riguarda appunto l'immaginario generale proprio della storia che si è narrata nei primi due film, che era la storia principale, hanno avuto gli sceneggiatori l'ottima idea di andare a inserire due film e andarli a collocare essenzialmente prima e anche durante gli eventi che componevano la storia principale, che era, sappiamo che è la storia principale della famiglia col bambino che entra in coma e quant'altro. Quindi Insidious 3 e Insidious l'ultima chiave, che vi ricordo furono molto criticati perché furono giudicati molto inferiori artisticamente, appunto come diciamo qualità generale dei film, della storia narrata, erano stati molto criticati appunto perché si andavano un po' a narrare vicende prima e durante, però secondo me lo facevano molto bene perché sono due film che non fanno altro che rafforzare un immaginario, un buon immaginario da film horror sulle presenze, su queste dimensioni alternative popolate di fantasmi, un po' sulla falsa riga di quello che succedeva un po' nei primi due Poltergeist degli anni 80. Ecco, quel film qui, La Porta Rossa, a distanza non mi ricordo quanti anni dall'ultimo film, ma credo che l'ultimo film, l'ultima chiave, sia del 2000, intorno al 2014-2015, a distanza di 7-8 anni dall'ultimo film, hanno voluto fare un film che è a tutti gli effetti un ipotetico Insidious 3 parte 3, perché in realtà è in questo film che si vede il proseguio, diciamo, delle vicende della famiglia dei primi due film. Però è un film che ha una trama quasi inesistente, si risolleva un po' nel finale per quanto riguarda la spettacolarità e l'azione, la tensione che un film di questo genere qua deve sempre avere verso il pubblico, perché la prima parte è una parte molto fiacca, molto piatta, che non dice un cazzo e non si capisce proprio
dove voglio andare a parare, proprio la trama del film. Ma poi, ragazzi miei, purtroppo, perché dico che è un film che non serve un cazzo? Perché è un film che non serve un cazzo. Cioè, la trama di quel film qua non aggiunge niente. È un film che purtroppo non aggiunge un cazzo all'immaginario di Insidious. Non aggiunge niente. Non aggiunge un cazzo. C'è una piccola rivelazione nel finale, che però è, secondo me, quanto forzata, anche perché è una cosa che, se avete seguito tutti i film precedenti, i quattro film precedenti, è una cosa che è impossibile che non sia venuta fuori prima nei film precedenti. Quindi è stata una pigrizia da parte degli sceneggiatori, perché probabilmente si rendevano conto che avevano in mano, avevano scritto una storia molto blanda, molto scialacquata, molto, molto, molto priva di qualsiasi enfasi. Non c'è un cazzo, la trama del film qua non c'è. E quindi hanno detto, tutti gli horror devono avere sempre un colpo di scena finale, mettiamoci questa cagata qua, tanto da ringallozzire un po' il pubblico, che sicuramente è arrivato a mezz'ora del film, si sarà un po' mezzo addormentato. È una puttanata, però ripeto, non per questo non è un film da buttare. Ma mi viene da dire che siamo arrivati al quinto film della saga, un po' a tentoni, e quel film qua si prende un bel 5, 5 come appunto il quinto film della saga. Io gli do un bel 5 perché è un film da insufficienza piena. Purtroppo non mi sento di dare la sufficienza, perché ripeto, amo la saga di Insidious. Seppur mi ricordo quando vidi in sala i primi due, non mi piacquero più di tanto, sono sincero, è una saga che ho rivalutato molto quando me la sono rivista dopo, quando poi ho comprato i film in home video, in Blu-ray, me li sono rivisti più di una volta, e lì, guardandoli tutti in stecca, mi sono reso conto che comunque è una saga che funziona, un immaginario che funziona. I primi quattro film sono molto godibili, sono ognuno complementare all'altro, ma questo film qua mi viene proprio da dire che è un film che non è assolutamente fondamentale, potreste anche non vederlo mai e non vi aggiungerebbe, non perdereste assolutamente niente e non guadagnereste assolutamente niente da quello che avete appreso e avete amato nei film precedenti. Quindi purtroppo, ragazzi miei, è un film che conta degli attori che tutto sommato fanno il loro lavoro. Patrick Wilson è un attore che mi piace molto, l'ho sempre apprezzato tutti i film che ha fatto, anche i film un po' più del cazzo, quindi mente 18 dove lo fa probabilmente da parte dell'antagonista, ma tutto sommato lui è molto bravo. Lui è un attore bravo, lo vedi, non si vede che è un attore che in ogni film che fa, in ogni parte che interpreta, mette tutto se stesso e comunque viene fuori. È un attore che sa trasmettere delle emozioni. L'attore che fa suo figlio è lo stesso attore, il bambino dei due film precedenti, che è cresciuto, via praticamente si approccia praticamente il suo percorso al college, quindi ha 15-16 anni, sì, ha 16 anni, è lo stesso attore. Anche lui, nonostante non sia un attore, riesce a trasmettere qualcosa. Ci sono delle scene, dei bei primi piani dove lui riesce a trasmettere proprio l'angoscia che prova il suo personaggio, però anche qui non bastano quelle piccole comparsate di Lee Shane, che è la mitica personaggio della medium, che forse è il cuore pulsante di tutta la saga di Insidious. Secondo me la vera protagonista, il vero punto di raccordo che unisce tutti i film di Insidious è sempre stato lei, per quanto mi riguarda. Qui fa un paio di comparsate, ma che fanno una comparsata anche i due personaggi bizzarri, grotteschi, dei due cacciatori di fantasmi, anche loro presenti in tutti i film, però non basta tenere in piedi un soggetto, una sceneggiatura che sono a dir poco inesistenti. Quindi purtroppo, se avete amato la saga di Insidious,
so già che lo andrete a vedere, perché io stesso, da un amante di film precedenti, ho voluto venire a vedere al cinema, perché mi appassiona tutto quello. Però ripeto, se invece avete visto i film precedenti, o magari non li avete visti neanche tutti, in questo caso vi basterebbe secondo me vedere solamente i primi due per capire di cosa stiamo parlando in questo film qua. Però ripeto, è un film molto, molto povero, estremamente povero. Non mi aspettavo. Mi aspettavo che ci fosse qualcosa di più. Mi aspettavo che ci fossero dei risvolti più concreti. Mi aspettavo che venissero introdotti dei personaggi o comunque delle cose nuove che avessero potuto ampliare l'immaginario. Sì, invece così non è stato. È un film inutile. È il classico film inutile che i produttori hanno voluto fare a distanza di tanti anni dal film precedente, solamente per cercare di spillare soldi al pubblico in maniera molto, molto gratuita, dove è palese che chi ha scritto questo film qua non sapeva che cazzo fare. Allora ha scritto una sceneggiatura che non ti dice un cazzo per tre quarti del film, ti vuole dire qualcosa nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi 20 minuti, ma è tutta una roba scelacquata, si riprendono le stesse scene degli altri film, gli stessi colpi di scena, gli stessi jumpscare. È un film che non è un cazzo, è un film che non ha personalità, e quindi è un film che purtroppo, come dicevo prima, è un film insufficiente, è un film che non serve, è un cazzo. Bene ragazzi, questo è tutto. E vi rimando a un prossimo fottutissimo clipino.